Ma come ti permetti di far così? Idioti! Non è casa sua, lei continua a stare qua? È entrata sfondando la porta questa. Ha scassinato la serratura d'entrata. È qua da luglio. Stai calmina! Questa gentile signora a luglio del 2020 ha sfondato la porta di questa casa e l'ha occupata abusivamente. Una casa proprietà di una famiglia, lasciata momentaneamente vuota da quando il marito di Manuela è ricoverato per motivi di salute. Questa è la casa della mia famiglia, capisci? Cioè qua noi abbiamo lavorato, fatto sacrifici e fatto tanti sacrifici e chi ci conosce lo sa. Tuo marito che è malato? Che è malato, sì, che comunque per il momento non potrebbe neanche venire a casa per problemi di salute, per carità, ma anche se fosse non potrebbe neanche tornare. Eh no, questa famiglia la casa non la può più utilizzare perché un giorno di luglio del 2020 una nigeriana l'ha occupata. Proprio questa signora che vedete, che fa la blogger su YouTube. The melanin race is the superior race. E pubblica questi video in cui ci sono pure i quadri dei proprietari di casa sullo sfondo. Face the fact and tell the truth. I video li fa in questa camera qua, che è la camera di mio figlio. È un pannello solare. Sì, perché lei non avendo di sopra l'energia elettrica usa... Comunque organizzatissima. Ecco qua, vedi, guarda dove ha messo tutta la mia roba. Ah, capito, che carino. Sì, capito? Lei ha tolto tutto. Ha messo qua le tue cose a marcire, sì, proprio. Eccole qua, vedi tutti i piatti che c'erano di sopra, guarda, tutta sta roba qua, le pentole. Però lei usa comunque le lenzuola, gli asciugamani, perché passando di qua la biancheria... Vabbè, ma è pieno di cose vostre dentro, ci sono i vostri quadri. Sì. Ecco, vedi qua lei ha messo un lucchetto. Ok, ora adesso mi sono accorta adesso di questo bellissimo cartello. Sì, infatti, che casa è casa con videosorveglianza, non so chi deve sorvegliare, perché cioè. Casa tua, casa con mia, sorveglianza esatto, sua. Lei sorveglia casa mia, ma di cui. No, ma c'è il barbecue, è suo! Era un barbecue, non l'ho mai avuto io, Guarda, lei c'è il barbecue. Lei ha il barbecue. Avete capito? Manuela poi si accorge che qualcosa nel muro di casa non va. Questo qui non l'avevo visto. Sì, però tutto questo nero qua è strano perché sì. Proprio no, che... no, questo non c'era, questo qui non c'era, Questo non c'era. Dite che c'è stato un incendio o qualcosa? Io credo di sì, perché questo qui non c'era. Melanie, ciao, siccome so che hai le telecamere, perché c'è un bel cartello dentro sulla porta, so che c'hai le telecamere, allora guarda, ti dico che io domani vengo qui, perché tu mi devi spiegare cosa hai bruciato sull'angolo, stai dando fuoco alla casa. Proprietari di casa in ginocchio che si ritrovano le loro case devastate dagli abusivi e la legge non gli permette di fare nulla. Allora come si vive in questa casa occupata? Si vive bene? Come si vive in questa casa occupata? Cioè tu un pomeriggio sei venuta qua e hai scassinato la serratura. Allora questa io non ho permesso di fare questa, non mi interessa il vostro interview. Io ti denuncia! Ah, denunciami, ma tanto sei tu che sei nel torto, io No, tu sei fuori di testa, se non mi interessa di te, di vostro interview, voi state facendo abuso da mia privacy adesso. Io non ti do permesso! Stai calmina! Vai via, io non ti do permesso di questa! Questa è la casa di una famiglia, ok? Io ti denuncio! Ci sono le loro cose dentro! Io ti denuncio perché tu vieni a violentare la mia privacy! Ah, sì! Okay? Ma sei tu qua che stai violando i diritti delle persone! Guarda. Ma il signore, il proprietario di casa è malato e tu ne stai approfittando! Questo signore qua è un camerato! Cosa mi ha chiamato? Ma come ti permetti di far così? Idioti! Non è casa sua, lei continua a stare qua? È entrata sfondando la porta! Ma non è legale. Cosa non è legale? Occupare una casa. Non è legale, non è giusto, no, o è giusto. Comunque io l'ho occupata l'abitazione abusiva. Ma questa e non ci esco. Non ci esco. Per nessun motivo al mondo io ci esco. Siamo tornati nella casa occupata di Bisceglie. Poi la situazione degenera. Scendi la telecamera!
Non dovete essere violente. Questi signori si sono impadroniti della casa di una signora di 73 anni. L'anziana, per problemi di salute, era in cura a Milano. Così gli occupanti ne hanno approfittato, sono entrati in casa e hanno gettato i mobili della signora per strada. Abbiamo provato a chiedere di nuovo spiegazioni a chi è entrato in casa illegalmente. Però vuoi fare l'intervista? Abbassa la telecamera! La scorsa volta invece di prendere la scopa... Io la scopa l'ho presa perché i vostri collega non hanno fatto vedere che invece di suonare... Ma noi abbiamo registrato tutto e vi facciamo vedere cosa è successo in realtà. Buongiorno, sono un giornalista di Mediaset. Sì? Ci spiegate con che diritto vi siete entrati in questo appartamento? Non devo parlare con nessun giornalista. No. Questa non è casa vostra. Ma voi avete dato anche uno schiaffo a chi? Tu dopo che mi metti le mani addosso, io una ragazza madre mi vedo aggredita da 5 uomini. Ma che so che se? La signora ci accusa di essere stata aggredita da noi, ma invece... Ferma! Oh, carabinieri! Chiamate il carabinieri! Oh, stiti tu! Di mattina mi hai detto la mamma! Non c'è bisogno di fare. Ma questa famiglia era già conosciuta a Bisceglie. Ma loro vivono questa situazione, è il loro habitat naturale. Ci sono tante diramazioni, ci sono tanti familiari, parenti, affini. Che occupare abusivamente il servizio di famiglia lo ammette la stessa ragazza. Vabbè signora, ma lei è andata anche a occupare una casa? Sì, e non sono né la prima né l'ultima. Ma non è una giustificazione. No, qui sono tutti abusivi. Ho qui capito. Nessuno ha un contratto. Sono tutti abusivi. Poi mia madre, sono 7 anni che ha fatto un'occupazione abusiva. Sua sorella ha occupato un'altra abitazione. Mica mo, 7 anni fa. Ma è la prima volta che le occupa una casa? No, la seconda. Ah, ok. Perché la prima non mi è andata bene nel centro storico. È venuto lo sgombero. La mattina l'ho sbattuto fuori, la sera ho fatto qui l'abitazione abusiva. Cioè, comunque questa cosa non è legale. Cosa non è legale? Occupare una casa. Chi l'ha detto? È legale. Non è legale, non è giusto, no? O è giusto. Comunque io ho occupato l'abitazione abusiva. Ma e non ci esco. Non ci esco. Il caso sicuramente è già all'attenzione delle istituzioni, noi stiamo già lavorando per capire qual è il percorso. Questa storia penso che oggi, dopo l'intervista, si richiude qua, perché non vi voglio rivedere una terza volta. Questa sembra una minaccia però. Non è una minaccia, il collega mi conosce, sa che io non sono normale. Io quando sono nata a Capi Blanco, sportiva, quindi in realtà io sono pistola. Questo è il foglio di assegnazione a Luigi Secli. Con quale diritto sta in quella casa? Queste sono delle case popolari, non è esattamente casa tua. Del tuo cazzo vuoi mettere questi cazzo nei microfoni? Lui è l'occupante che è entrato in casa di Luigi. Ha 30 anni, ex detenuto per spaccio, è uscito da poco dopo 12 anni in carcere. Quartiere Laurentino 38 di Roma, lo abbiamo incontrato proprio sotto la casa che ha occupato. Da qui ormai non se ne vuole proprio più andare. La sagata mi ha rubato molto. A me deve venire il che manda a me la sagata. Tu ora stai lì illegalmente, ti rendi conto che non ne hai diritto? Se andiamo a vedere la cosa di diritto va la legge, come tutti lui. Che diritto c'ha? Tu ne hai diritto? Penso lo stesso che c'ha lui, no? Lui che diritto c'ha? Ma lui non ha proprio gli stessi diritti. A rimanere fuori la porta di casa è stato proprio Luigi, 58 anni, malato di sclerosi multipla. Da anni sta svolgendo le regolari procedure per entrare nella casa popolare della zia, ma ormai è troppo tardi. Vedete, è proprio questa al primo piano, la casa che è stata occupata e sottratta a Luigi. Ma ti sembra una cosa logica? Qui il legittimo affidatario sta aspettando da 11 anni. Ma non è vero.
lui aspetta sta casa perché c'ha, come dice lui, è disabile, non è diritto che gli aspettava comunque questo. Lui vuole fare la furbata, pure quello che ho fatto io non è una cosa giusta, però che devo fare? Nessuna furbata, solo una grande ingiustizia. E tu stavi facendo le procedure, sei rientrato a casa e hai visto che la serratura non si apriva più. No, non c'era proprio, c'era un buco al posto della serratura. Tutto quello che c'era dentro casa di mia zia ce l'ha lui in mano. Per un attimo mi sono sentita in un film. Questo è un film. Hanno rubato casa. E perché non la devo riavere? Perché questi si sono intromessi lì? Cosa le fa più rabbia di questa storia? È di essere impotente. Poteva essere la soluzione a tanti problemi di mio figlio. Perché è al primo piano. Ogni passo è una conquista. Quindi non esco più da casa. Un primo piano con ascensore è quello che è stato sottratto da un giorno a un altro a Luigi mentre stava attendendo da anni la conferma da parte dell'ATER. Mi sono sentito abbandonato, dico non è possibile questa cosa. Quanti anni sono che attendi? 11 anni, 9 anni. Quindi Luigi voi stavate facendo tutte le procedure in modo regolare? Certo, aspettavamo proprio questo foglio. Guarda, è arrivato oggi che è 19 marzo, proprio oggi, e c'è il censimento. Noi siamo censiti in quella casa. È arrivata proprio in questa giornata la lettera dell'ATER. Ora Luigi ha tutto in regola per stare nell'abitazione. Questa volta torniamo dall'occupante scortati dalla polizia, perché questo è un quartiere dove è pericoloso alzare le telecamere. Questo è il foglio di assegnazione a Luigi, sei lì. Tu con quale diritto stai in quella casa? C'è una persona che sta al terzo piano senza... Non è esattamente così, tu stai lì senza nessun diritto, sei lì, ha una carta dell'ATER che lo autorizza, una persona che ha la sclerosi multipla e vive in un terzo piano senza ascensore, ma e queste sono delle case popolari, non è esattamente casa tua, quindi... Ma non devi essere maleducato, rispondi tranquillamente, perché stai lì, con quali diritti stai lì? Ci pensi che c'è una persona che ha la sclerosi multipla, che sono 6 anni che aspetta, che sta facendo tutte le procedure regolari e poi deve vedere persone come te? Separate va bene, perché vi faccio pure a tutti i morti, poi posso andare avanti ai guardi, eh? Del tuo cazzo che li metto io sti cazzo dei microfoni. Sì. Lei ha spasciato la porta? No, non ho spasciato niente. Mio padre ha fatto dei sacrifici per ottenere qualcosa, per avere questo locale. Siamo a Palermo e questo è un immobile di proprietà privata che è stato occupato 9 anni fa. 4,5 PC è stato niente. Dove va? Ma questo non significa che lei ti deve fare furbo su di me. Quando Orlando e sua moglie si sono impossessati di questi locali avevano 2 figli, poi ne sono nati altri 2, ma il signor Orlando non sembra intenzionato a trovare un lavoro. Ma un lavoro non lo trovate? Ma se prendo 860 euro di cittadinanza? Avete capito? Dal momento che prende il reddito di cittadinanza, a questo signore non conviene cercare il lavoro. Con la pandemia non lavora nessuno, neanche i negozianti. Devo lavorare io che devo andare... Più comodo vivere alle spalle della signora Francesca. Sono entrati con la forza in casa mia. Ma non buttate nessuno fuori. Con la forza è quella. Cioè sono salito dalla finestra e sono entrato. Raccontano quello che hanno fatto come fosse una cosa normale. Cioè, è normale che qualcuno me l'ha trovato. È meglio che la signora ha tutto questo bisogno per il momento della casa. Ovviamente la legge dice tutt'altro, infatti Orlando e sua moglie sono già stati processati per l'occupazione abusiva, ma sentite com'è finita. Hai avuto una condanna per questa occupazione. Sì. A che cosa ti hanno? 12 giorni. 12 giorni. Ho pagato 300 euro la cozione. Mia moglie se l'è fatta però, qua a casa. Faceva sabato e domenica. Poi libera, sabato e domenica, poi libera. Perché portavamo i bambini a scuola. Adesso è in corso un nuovo processo penale. Tutto però fa pensare che giustizia non sarà fatta. Intanto il giudice ha detto che non è intenzionato a portare. Proprio così, il giudice ha chiesto alla signora Francesca di trovare un accordo con chi si è impossessato di casa sua. Ma che cosa vuole? Le faccio l'atto della casa? Che cosa devo fare io? No, io... Così, detta così è troppo brutta. Hai sentito, insomma, Francesca, loro non sono intenzionati ad andare via. Dopo 9 anni cosa mi tocca dire? Che vince la prepotenza. Signora, che effetto le fa? Tanta rabbia, sì.
Questa casa era stata acquistata perché io e i miei cugini siamo dei liberi professionisti e quindi avevamo intenzione con questo locale commerciale di pensare al nostro futuro. Io adesso ho tre figli, la signora dice la signora in questo momento non ha bisogno, io mi trovo qui a Milano da palermitana, che lo sa bene il palermitano cosa significa trasferirsi da Milano, lei, quella è casa sua, io non transigo da questo principio base, quella è sua, lei l'ha ereditata, l'ha avuta, i figli, è sua, e non ce deve stare un altro. L'ho ereditata, l'ho acquistata, per pensare al mio futuro. E allora siamo sempre allo stesso punto, la casa della signora Manuela, Eugenia Manuela, quella casa lì di Monastir, Treviso, è della signora nigeriana youtuber o è della signora Manuela e della sua famiglia? Perché è inutile che il sindaco venga lì a fare le sceneggiate, la storia è più complicata. La storia è semplicissima. Ma infatti, direttore, sono arrabbiata, ok? Io sono arrabbiata, infatti, perché la casa di questa famiglia qua, poi che sia una parte del marito della signora, l'altra parte della suocera, cioè noi non siamo qua a specificare queste cose qua, sono cose loro, è la casa di questa famiglia qua, punto. È la casa della famiglia, dove la signora Manuela, quella è la casa sua, di suo marito, della sua famiglia, giusto? Lì sono cresciuti i suoi figli. Ascolti, signor Giordano, io sono estremamente educata. Ma veramente mi sto incazzando adesso, perché è un anno, è da luglio, che mi sento ripetere che la storia è più complicata. La storia è molto complicata, va bene? Io non ho raccontato niente, non ho raccontato niente. La casa, in quella casa lì, al secondo piano, ho abitato io, con i miei figli, con mio marito, e tutto il paese lo sa. Abbiamo lavorato, ho fatto un prestito, il mio marito ha la nuda proprietà, ho tutte le carte, prendo il treno, vengo a Milano e gliela faccio vedere. Ma noi ci crediamo, siamo venuti lì. Signora Manuela, quella è la vostra casa.